Serata speciale all'agriturismo Colline di Rossoli di Corrado Luti. Di scena i prodotti biologici dell'azienda, trasformati in raffinati piatti dallo chef di fama internazionale Vincenzo Regine, arrivato da Bruxelles dove, nel suo ristorante Bocconi, delizia i palati degli europarlamentari. Abbiamo cercato di mettere in risalto i prodotti della Val di Vara. La Val di Vara, che è una valle biologica, cerchiamo di mettere in risalto proprio i prodotti della regione. Olive nere, pesto e tutti i prodotti che questa bella terra ci dà. Faremo uno sformatino di zucchine con culi di pomodoro, una purea di melanzane con cipolla rossa, con marmellata di cipolle rosse, poi faremo una ravioli con ricotta e spinaci e vellutata di sedano. Poi faremo una tagliatella che io, diciamo, ho creato un piatto in onore del signor Luti, tagliatella Don Corrado. Ma sicuramente è fondamentale, oggi più che mai, più che in passato, con l'importanza che hanno assunto i valori dei prodotti, delle materie prime che contraddistinguono un territorio, è importante e fondamentale il ruolo dei cuochi, perché si presuppone che proprio loro abbiano l'intenzione, per migliorare il loro lavoro, per caratterizzarlo, per differenziarsi un po' dalla massa, di scegliere quei prodotti che sono più congeniali, che ricordano la cultura specifica del territorio. Il prelibato menù, rigorosamente vegetariano, offerto ad un pubblico scelto di ospiti, tra cui numerosi rappresentanti delle istituzioni, è stato innaffiato dai vini di alcune tra le migliori aziende vitivinicole provinciali. Oltre alle tipologie note, quindi spaziamo dallo Chacchetrac, che evidentemente serviremo alla fine, poi dopo ci saranno dei vini dei Colli di Luni, ci saranno dei vini quindi della zona di Levanto, e ci sarà anche questa piccola curiosità del vino fatto alla Palmaria, quindi 1000 bottiglie di vino fatte all'isola Palmaria. Quando si parla di Chacchetrac non si può fare a meno di pensare alla Liguria e alle Cinque Terre, ma quanta fatica! Lo Chacchetrac è il nostro grande vino, è la nostra grande fatica ed è la nostra grande fortuna, perché è un prodotto unico al mondo e questo naturalmente qualifica il territorio e qualifica i produttori. Scopo dell'iniziativa? Promuovere la cultura delle produzioni tipiche locali come motore di sviluppo economico e di immagine del territorio. In questo momento di recessione economica è opportuno ritornare a quelli che sono i valori fondamentali della terra. E ci siamo specializzati con l'olivicoltura, un impianto specializzato intensivo di 4 ettari di superficie, e oltre a quello ci stiamo diversificando anche con l'allevamento ovicaprino.